incontrare due noti professionisti. Spero di non confondere questa volta i loro nomi: Alessandro Grasso e Simone Borzì. Loro sono un fotografo e un videografo che insieme hanno creato il connubio perfetto per raccontare la storia degli sposi. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Avete il microfono? Sì. Ciao Naima, ben ritrovata. Grazie a voi ragazzi. E quindi siamo qui finalmente carichi di riprendere a fare matrimoni, quindi a catturare tutte le emozioni più belle e importanti delle coppie, e siamo qui, siamo felicissimi. Emozionati ma felici ovviamente di incontrare le giovani coppie che si accingono appunto ad organizzare il loro grande evento. E voi di eventi ne organizzate sempre tanti, fate sempre, date sempre un tocco particolare a quello che è il racconto del vostro, del matrimonio degli sposi. Anche perché mi ricordo, non so se ancora state continuando a farla questa cosa, che date l'opportunità agli sposi poi post realizzazione del matrimonio di fare un bel viaggio per continuare a raccontare ancora la loro storia. Raccontatemi di questa bella cosa che comunque non la fanno tutti. Sì, diciamo che le emozioni continuano. Io dalla parte fotografica insieme a Simone, che ora racconterà anche l'esperienza video che fa rivivere i momenti bellissimi agli sposi, quindi partono con noi in una capitale europea, e quindi faremo delle foto da sogno in questi bellissimi posti, proprio per creare insomma questo racconto perfetto con questo matrimonio. Sì, buonasera a tutti, sono molto emozionato di essere qui anche quest'anno, dopo l'anno dove... E noi siamo felici di averti qui, Simone, tantissimo, grazie. Grazie. Allora, sicuramente l'emozione è tanta e l'emozione è anche molta quando diciamo andiamo a incontrare i nostri sposi. Raccontare una storia per noi è fondamentale, anche dalla parte diciamo videografica. Sì, voi ovviamente fate vivere quelle che sono le emozioni più belle degli sposi, anche perché attraverso la fotografia e il filmino sono i ricordi che poi rimangono agli sposi, quindi avete e svolgete veramente un lavoro molto importante, perché dopo tanti anni è attraverso voi che comunque gli sposi continuano a rivivere e ad emozionarsi. Come ci riuscite? Ecco, qual è il vostro segreto? Ma sicuramente entrare molto in amicizia con loro. Noi organizziamo anche degli incontri prima del matrimonio, dove diciamo ci facciamo raccontare appunto qual è la loro storia d'amore, e andiamo anche a realizzare delle riprese video prima appunto dell'evento, e questo diciamo che ci permette di entrare in confidenza e poi di essere amici il giorno del matrimonio, del loro evento. È una bella cosa questa, perché comunque gli sposi devono sentirsi a proprio agio, ma soprattutto la figura, non so se voi siete così ma suppongo proprio di sì, deve essere anche quella del fotografo e del videografo abbastanza amichevole e non indiscreta, ecco. Anche, soprattutto diciamo realizzare un servizio pienamente anche in reportage, in maniera da non condizionare quelle sono le vere emozioni di quel giorno, del giorno più importante della loro vita. E riguardo la fotografia invece, cos'è che ti chiedono spesso gli sposi? Allora, gli sposi spesso vogliono essere ripresi in maniera molto naturale, molto spontanea, non vogliono foto in posa, quindi vogliono sentirsi liberi di vivere il loro matrimonio in maniera naturale, e poi siamo noi insomma a catturare tutte le emozioni di quel momento, proprio per lasciarli liberi di vivere proprio il loro matrimonio. Ed è una cosa molto bella ed importante, proprio per lasciarli liberi, è fondamentale questo. Ragazzi, io vi faccio sempre un grande in bocca al lupo, è sempre grazie. Bello incontrarvi, anche grazie. Se siete sempre tanto emozionati. Sì. Solitamente siamo abituati noi a stare dietro a le stare camere, dietro qui le davanti telecamere. Ci fa un certo effetto. Ma è bello poter raccontare anche quello che è il vostro percorso e il vostro lavoro. Grazie e ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie ragazzi. Presto. Grazie.